Lei in conferenza stampa ha parlato di stupore. Sei sempre l'uomo delle parole, ma che sono parole che hanno un vero peso specifico. Quando qualcuno mi chiede come va, io dico mi meraviglio ma bene. Quindi bisogna meravigliarsi di vivere in un mondo magari malato, ma che col tuo gesto, con il gesto dei tuoi amici lo vuoi migliorare. Però con lo stupore di fare qualcosa che non avresti mai immaginato di fare. Tra l'altro questa raccolta è andata molto bene, la sensibilità è enorme. Guardi, noi siamo abituati a queste cose qui, ma senza abituarci pensi che se dovessimo pagare tutto quello che capita in una giornata al Cernic, sa quanto costa il Cernic al giorno? 1,5 milioni di euro al giorno. E chi te li dà? La gente. La gente, solo che la gente deve trattarla con serietà, devono vedere i bilanci, devono vedere le uscite, dove vanno. Allora se tu fai questo, la gente ti aiuterà sempre. Ed è un aiuto che continua sempre più. Continua sempre di più e si innalza, perché i problemi purtroppo invece di diminuire si innalzano, allora si deve innalzare anche la generosità. Presidente, due sono i termini che emergono da questa conferenza stampa. Uno l'ha detto lei, comunità, l'altro è solidarietà. Sì, sono due temi e due termini che noi cerchiamo di coniugare costantemente nella nostra presenza sul territorio piemontese. Sono termini che hanno a che fare con la natura particolare della nostra impresa, che è un'impresa cooperativa, quindi costituita da persone che hanno dei valori, che condividono con noi dei principi, degli ideali, che hanno trovato modo su un tema così difficile da affrontare come quello dell'azione che ognuno poteva mettere in campo sul versante della solidarietà determinata e necessaria a seguito del conflitto in Ucraina. Siamo riusciti a sviluppare un'iniziativa che ha fatto sentire protagoniste le persone, i nostri dipendenti, e questo naturalmente è una tappa ulteriore nel farci considerare un elemento di valore aggiunto per il territorio che ospita i nostri negozi. È stata ampia la partecipazione, è stata diffusa l'azione tesa a sensibilizzare anche i clienti che venivano nei nostri punti di vendita e che non fanno parte, diciamo, del tessuto dei soci attivi che ha promosso e sostenuto l'iniziativa. È stato forte il coinvolgimento dei nostri dipendenti. Oggi per noi si apre la fase più difficile, che è quella di sconfiggere però la tendenza che c'è a entrare in una sorta di oblio, dove il conflitto viene in qualche maniera relegato sempre di più nell'immaginario collettivo. Come si dice in questi casi, un aiuto per sempre. Sì, un aiuto per sempre. La solidarietà non ha una scadenza, non ha una data entro la quale bisogna consumare, diciamo, la volontà di attivarsi in tal senso. È un percorso che abbiamo iniziato, questa è una tappa, continueremo sicuramente nei prossimi mesi, nei prossimi anni a essere a fianco della comunità piemontese, di chi opera nel mondo del volontariato, a dare una mano con i nostri soci, con i nostri dipendenti per raggiungere obiettivi sempre più importanti sul terreno dell'integrazione, dell'accoglienza e della solidarietà.